Salve a tutti. Oggi tocca Joe Satriani. Ok, Joe Satriani non è proprio il mio chitarrista, o meglio, mi piace tantissimo. Il problema è che io proprio ho uno stile che è diametralmente opposto al suo. Io mi sono formato musicalmente fine anni 70, anni 80, e quindi ho imparato a suonare la chitarra in un modo in cui le note dovevano sentirsi tutte una per una. D'altra parte, essendo uno pseudo seguace di Blackmore, doveva essere così. A un certo punto uscì un disco, Surfing with the Alien, di Joe Satriani, che fu veramente una specie di bomba nel mondo chitarristico. Da questo disco non c'è un brano da scartare, però subito me ne piacque uno, che non è tra l'altro tra i più famosi, anzi direi che è parecchio sconosciuto. Brano Circles. Cos'ha di speciale per me questo brano? Che è fatto di due parti differenti, una molto pulita e una molto sporca. A me questo contrasto è sempre piaciuto tantissimo. Ho affrontato lo studio di questo pezzo già anni or sono con molto timore. Joe Satriani è un chitarrista molto tecnico e tra l'altro suona molto legato, quindi è proprio l'opposto di come suono io. La parte lenta era quella che mi interessava di più. Mi ci sono accostato con molta paura, pensavo proprio di non riuscire assolutamente a farla. E invece ho scoperto che in fondo erano dei bicordi che erano abbastanza consoni al mio modo di suonare. La parte in mezzo, la parte in mezzo è proprio made in Joe Satriani. Ci sono tutti i suoi trucchetti, i suoi legati, i suoi armonici. Non mi sono preso molto pena di imparare come fosse. Direi che l'ho suonata forse più rock che più alla Joe Satriani. Tra l'altro io il brano non lo ascolto più da, penso, 15 anni, quindi non ho idea veramente di come sia l'originale. Niente, ho preso la chitarra e l'ho registrato. E devo dire che tra l'altro registrarlo è stata veramente un'odissea. Perché? Perché io ho il Guitar Rig 4, quello nuovo, ma non ho assolutamente la pedaliera, quindi passare da un pulito a un distorto era pressoché impossibile, quindi questa volta ho dovuto registrare in fasi diverse, prima la parte pulita e poi la parte distorta. Veramente poi rimontare il tutto, sincronizzarlo con il video, che naturalmente io ho suonato live, è stato veramente veramente molto difficile, direi che è assurdo. Per un brano di 3 minuti ho lavorato praticamente 3 settimane solamente per tentare di montarlo e mettere insieme i pezzi. Tra l'altro usavo un programma Reaper, per me assolutamente nuovo, non ci capivo assolutamente niente. Mi auguro che i prossimi brani siano più semplici. Per me più semplici vuol dire con un suono solo, così li suono dall'inizio alla fine senza dover fare nessun tipo di montaggio. Ho usato la mia chitarra più stile anni 80 che ho, quella col manico scavato, direi che ha un suono abbastanza cattivo che si rifà a quei tempi. Non avendo la pedaliera dal Guitar Rig, non ho neanche il pedale del wah-wah, e quindi nella parte in mezzo dove Joe Satriani usa il wah-wah ho semplicemente messo un wah-wah automatico e speriamo che vada bene così. Mi auguro che sia comunque un ascolto decente e vi saluto tutti.